Oggi pomeriggio iniziamo a entrare nel merito del progetto di valorizzazione del patrimonio architettonico ambientale della provincia di Milano. Entrare nel merito in che senso? Nel senso che oltre agli inventari, oltre alla conoscenza dei beni, abbiamo avviato un lavoro di mappatura, così si può dire, di quelli che sono gli interessi, i gruppi di interesse, gli esponenti di interesse territoriale che vivono sul territorio. Ecco, quello che emerge da questo discorso è la necessità di un lavoro congiunto, e questa necessità produce anche un risultato che è enorme, la valorizzazione, cioè credere tutti insieme in questi valori, costruire questi valori e condividerli, perché questa condivisione diventa quell'elemento nuovo rispetto a una diffusione della conoscenza. Diffusione della conoscenza che è qualcosa di più del turismo in sé per sé, che è qualcosa di più dell'inventario in sé per sé, che è qualcosa di più del singolo libro. E diffusione della conoscenza vuol dire lavorare insieme per costruire anche il futuro. Lavorare insieme. Lavorare insieme vuol dire condividere, ma vuol dire anche apprezzare le risorse locali, apprezzare e valorizzarle. La valorizzazione del patrimonio è in un qualche modo il risultato di un lavoro congiunto con le risorse locali, ma nello stesso tempo è un risultato di conoscenza, la conoscenza che ciascuno di voi ha del proprio territorio, la conoscenza che può essere data dalla ricerca scientifica, la conoscenza che può essere data dall'amministrazione pubblica delle beni comuni. Ecco, questo è un altro concetto, introduce un altro concetto, i beni comuni, cioè sono beni che appartengono a tutti. Non sono ancora magari di stato giuridico beni comuni, ma il fatto che tutti noi condividiamo e la conoscenza e condividiamo il processo di valorizzazione nel farlo di fatto un patrimonio di beni comuni. Ma c'è un altro aspetto che è particolarmente interessante di questo progetto, perché voi tutti avete sentito parlare di sostenibilità e probabilmente avete sentito parlare di sostenibilità che si poggia su tre pilastri fondamentali: economia, sociale, socialità, società e ambiente. Però finora si è sempre fatto riferimento alla sostenibilità come quella piccola area di sovrapposizione di questi tre cerchi di interesse. Vediamo un po', si è arrabbiato. È un progetto innovativo e quindi dà dei problemi. Questa sostenibilità
passa attraverso una visione anche culturale, cioè la sostenibilità è anche un progetto culturale. E nello stesso tempo si potrebbe parlare di sostenibilità culturale. Che cosa intendiamo? Cioè, da una parte la cultura può dare un contributo nel pianificare lo sviluppo sostenibile. Questa prima frase che cosa vuol dire? Che si può definire in un qualche modo una prospettiva che dà nella sostenibilità un ruolo preponderante alla cultura. La secondo aspetto è che l'applicazione di idee della sostenibilità deve essere portata anche negli interessi culturali. Noi stiamo parlando di un patrimonio culturale. Quindi noi stiamo parlando di questo e potremmo vedere che questa prospettiva diventa una sorta di garanzia nella sostenibilità delle pratiche culturali. Noi stiamo parlando di patrimonio architettonico e ambientale, però in un qualche modo non stiamo parlando del singolo edificio, del singolo bene. Stiamo parlando di qualche cosa che dice che vari beni hanno costruito il territorio. Il complesso dell'Annunciata non può essere compreso se non nella storia di Abbiate Grasso. Il centro storico di Abbiate Grasso, e noi siamo fuori dal centro storico, vive grazie a tutta una serie di interventi sul territorio, non è solo Abbiate Grasso, e tutto il territorio era, che circondava le città era parte integrante della vita economica e sociale delle città. Ora noi viviamo in una situazione in cui l'area metropolitana è la Lombardia, questo territorio è un bene comune. Cioè quello che noi vediamo, il paesaggio, non è esattamente quello che noi pensavamo un tempo la vista dal belvedere di un punto di vista, ma è quello che noi viviamo attraversando questo territorio. Il paesaggio che noi vediamo è una moltitudine di paesaggi che si sono costruiti nel tempo, paesaggi industriali, paesaggi di acque, di navigazione, paesaggi di colture agricole, paesaggi di parti naturali che però vivono insieme e costituiscono nella loro molteplicità quel territorio in cui noi viviamo. In un qualche modo è il luogo in cui abitiamo e vorremmo che fosse anche un abitare poetico, vorremmo avere e costruire per il futuro un paesaggio che sia il riconoscimento della nostra identità. Valorizzare il patrimonio culturale vuol dire dargli questo senso, cioè non sentirlo come qualcosa fatto da altri, ma come qualcosa fatto da noi. Da noi che non significa essere il cittadino di un singolo comune, ma l'insieme dei cittadini di tutti i comuni che costituiscono questa regione. E qui il termine regione non in senso puramente amministrativo. Noi siamo a poca distanza da un altro, da altre regioni, da altre aree, da altre province, ma è un territorio che ha una sua unità. Sono visioni di un paesaggio fatto da una moltitudine di paesaggi che richiedono delle azioni, delle strategie di azioni su più fronti per funzionare. Ecco. Allora, vediamo se riusciamo a rivederlo. Abbiamo detto, abbiamo questi tre elementi della sostenibilità, però non vorremmo vedere una sola area piccola di sovrapposizione, ma vorremmo includerli, cioè non una sovrapposizione, ma la sostenibilità e l'inclusione di tutti questi elementi. In un qualche modo questa necessità di una serie di sovrapposizioni richiede di abbandonare una cultura del breve periodo, di richiedere una visione che dice investo quello che posso fare oggi e non penso fra 5 anni, perché fra 5 anni chissà dove saremo. No, c'è bisogno necessario avere un orizzonte molto lungo
perché io devo intervenire su più fronti, devo trovare delle sinergie, delle strategie. Il lavoro sostenibile è un lavoro che si proietta nel tempo. Devo avere un orizzonte di 5-10 anni, di 20 anni. La lontananza del tempo non deve ridurre il valore, ma anzi lo deve aumentare con una meta da raggiungere. Ecco, non per niente questo lavoro ha una quasi 30 anni di vita. È una capacità che si è proiettata nel tempo. Non per niente in questo lavoro, se voi osservate, ci sono diverse università, diversi dipartimenti, è un lavoro interdisciplinare, riesce a combinare aspetti di diverse discipline, e però è un lavoro che coinvolge diversi enti, non solo l'università, ma è la collaborazione tra l'università, la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni, che rende questo lavoro importante, perché ciascuno di noi mette un contributo, un punto di vista, e l'insieme dei punti di vista ci permette di soddisfare quella sostenibilità culturale che ingloba gli aspetti ambientali, sociali ed economici. È un lavoro interdisciplinare, ma nello stesso tempo quello che noi oggi andiamo a presentare è un lavoro che ha coinvolto i soggetti esponenti gli interessi territoriali. È un lavoro transdisciplinare attraverso il coinvolgimento degli attori che sono nel territorio. È un lavoro che sono loro, sono i custodi, sono quelli che hanno vissuto e con la loro vita hanno costruito questo patrimonio e l'hanno conservato, e sono quelli che lo tramandano nelle generazioni future, e insieme si dirà con le generazioni future che cosa fare di questo patrimonio. Ma questa conoscenza diventa la base su cui le generazioni future possono decidere. È l'interazione tra cittadini, tra rappresentanti, tra esperti e decisori che diventa la garanzia del lavoro. Ecco. Questo progetto di valorizzazione, quindi, come avete capito, non è solo un inventario, non è un sistema informativo geografico, non è un'intervista, non è un'azione ristretta, è il coinvolgimento di tutte queste azioni. Sono strumenti per mettere a sistema tutte le risorse locali. In questo forse si aprono due campi. Da una parte l'importanza di questo lavorare insieme, che supera le divisioni delle singole discipline, che supera le divisioni delle singole competenze, ma è mettere assieme le competenze che diventa fondamentale. È parlare insieme. E nello stesso tempo c'è una cosa che è anche importante, c'è la volontà di portare avanti il progetto nel tempo, a piccoli passi, a grandi passi, ma non dimenticarlo, riuscire a confrontarsi, perché quello che è stato fatto magari permette di ripensare le cose, permette di rivalorizzare lavori fatti o di pensarne di nuovi. E la valorizzazione del patrimonio passa attraverso la valorizzazione delle risorse locali, e anche questo è un bene economico, è un bene culturale, è la ricchezza della società, ingloba tutti questi passi. Ecco, questa è una presentazione soltanto di quello che emerge dalle interviste e che verrà spiegato in maniera approfondita da questo primo passo che abbiamo fatto, da Nadia, con Jacobi e da Bernardo Paolo.